Bella a tutti ragazzi, qua Braccio, oggi sono qui tornato con questo nuovo video. Oggi sono qui per farvi vedere questa partita che sono 40 round nella stanza della speed cola. Dal round 7 fino al 40 siamo stati nella speed cola, invece dal round 1 fino al 7 ci siamo aggiustati per le armi. Comunque, questa qua dovrebbe essere una challenge, ma siccome sono stati fatti 40 round pure di suicidio, mi è piaciuta abbastanza come partita, quindi l'ho voluta mettere. E praticamente ve l'avevo già proposta nel canale questa tipologia di challenge. Solamente che siccome avevamo fatto, se non mi sbaglio, 33 round ed erano un pochettino lezzi come round, ho messo questo 40 che è pure di suicidio. Quindi non abbiamo, raga, dal round 7 fino al 40 avremmo avuto sì o no una difficoltà. Veramente abbiamo fatto una tattica assurda che ora vi andrò a spiegare se riesco a farmi capire, anche perché non è molto facile da spiegare. Anche se è un buco come stanza. Comunque, come strategia, ragazzi, io stavo al piano di sopra mentre i due miei amici, che tra l'altro li saluto, Justin e Justcree, che stavano sotto loro. Invece io stavo sopra a proteggere il piano di sopra, ovviamente. Se andavo sotto, gli zombie si ammucchiavano tutti sotto ed erano troppi e quindi morivamo, come avevamo fatto nell'altra strategia. Invece se uno sta sopra e gli altri due stanno sotto, si regolano gli zombie e va tutto liscio. Non dovete aprire la porta del tribunale, ovviamente, se no vi spawnano dietro. Questa porta qua che vi ho appena fatto vedere che il mio omino si è girato. Invece, il round 39 l'ho fatto tutto sotto per problemi di munizioni. Che se uno doveva andarla a comprare della N, che l'avevamo attaccata lì al muro. Intanto guardate qui la morte che faccio. Che l'avevamo attaccata lì al muro. E quindi se dovevano andare a comprare le munizioni era un pochettino difficile, che due proteggevano ed erano troppi appunto per uno solo. Quindi sono stato sotto, eravamo tutti e tre sotto. Del resto ragazzi, siamo scesi da questa challenge solamente per andare a pacapanciare, a depositare i soldi o trovare armi per la cassa, oppure se uno moriva andare a comprare le bibite. Le armi che utilizzavo erano Mark II, Mustang SL e AN. La Mark II l'ho cambiata al round, se non mi sbaglio, 30 per l'RPG, che tra l'altro è utilissimo, mi ha fatto morire due volte per il PHD flopper cinese, ma è un piacere. Del resto, raga, come strategia, non so se l'ho già detto, per non aver difficoltà dovrete avere le scimmie, perché se uno morirà, siccome è un posto chiuso, non si può girare, una scimmia è utilissima. Quindi non dico tutti, ma almeno due dovranno avere le scimmie, che sono veramente utilissime. Ci hanno parato il culo una marea di volte, perché siccome non avevamo i miei amici, se non mi sbaglio, non avevano neanche come si chiama? Il quick revive, perché erano morti per delle cazzate. Justcree è morto tre volte per il PHD flop perché non ce l'aveva e si continuava a lanciare dalla speed cola senza avercelo, ma questi qua sono dettagli. Quindi perdeva le bibite e quindi non ce l'aveva. Quindi le scimmie, come adesso vedrete, ne lancerò una. Sono veramente utilissime per rianimare. Del resto ragazzi, cosa vi volevo dire che prima me l'ero chiesto? Ah sì, fate occhio al PHD flop ragazzi, perché non lo so, a zombie, come ho già detto in un altro video, non è che ci sto giocando tanto, ma da quando ho fatto l'ultimo aggiornamento di Black Ops 2 mi sa che è cambiato. Magari adesso sto dicendo una cazzata colossale che non è cambiato nulla, però secondo me è cambiato un casino, perché si perde praticamente saltando una scaletta di 20 centimetri, lo si perde, quindi fate molta attenzione. Che l'ho perso più o meno 50 volte in una partita solamente per una scaletta. Invece, se dovete fare il PHD flopper tipo come sto facendo io qua, dovete avere le Mustang SL in mano, altrimenti morirete come dei polli, come sono morto io per il PHD flopper fasullo. Comunque, di suicidio, siamo andati di suicidio, le ore di gioco sono, se non mi sbaglio, 3 ore e mezza all'incirca. Perché avevo registrato un'altra partita di città, quindi tutta la registrazione del Roxium è durata 5 ore, quindi la partita è durata più o meno 3 ore e mezza. Nel caso che volete salire, ragazzi, che la porta di sotto è chiusa del tribunale, dovrete avere uno il paralyzer, come ce l'aveva già Scree, e gli altri dovranno avere il trampolino per salire. Come avete visto prima, gli zombie che si fermano sotto, quelli lì non possono più salire, quindi si buggeranno sotto. E se gli zombie sono tanti, si buggerà praticamente tutto e laggerà come un cane, ragazzi. Quindi non fate rispawnare sotto e salite, altrimenti andrà a puttane tutta la lobby e li dovrete uccidere praticamente sparando tutte le Mustang SL. Comunque ragazzi, siamo arrivati al round 40, spero che il video vi sia piaciuto, anche la challenge. Io vi saluto, bella!